Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Vi piacciono le mie lenti? Le trovate abbastanza inquietanti? Io le adoro e sono stra in tema con il video di oggi. Tra l'altro queste me le amate un sito che si chiama Vandora, con cui però sono un pochettino in lotta in questo momento perché mi avevano promesso un codice sconto per voi che non mi hanno dato. Li ho contattati tramite email ma non mi rispondono, quindi ad oggi non ho ancora il codice sconto per voi. Se dovessi averlo prima della pubblicazione di questo video ve lo lascio in descrizione, altrimenti niente, come non detto. Ma arriviamo a noi, perché ho deciso di mettere queste lenti e dico che sono in tema con il video di oggi. Perché oggi, raga, andrò ad aprire una mystery box. E che mystery box, ragazzi! Stiamo parlando infatti di questa e non allarmatevi per la confezione esterna, perché esternamente non ci dice ancora nulla. Motivo per cui io infatti, raga, l'ho aperta, ma come vi ho spiegato su Instagram, nel momento in cui io l'ho aperta, ho tolto la plastica e ho visto che dentro c'era questa velina viola, ho capito immediatamente di cosa si trattava e giuro che non l'ho sbirciata. Sono sta bravissima. Però ora veramente non ce la faccio più ad aspettare, quindi apriamo questa mystery box e vediamo cosa c'è all'interno. Ma prima vi dico da dove arriva. Questa mystery box arriva da Witch Channel, che crea appunto queste witchy mystery box, che come già il nome ci fa intuire sono sempre un po' a tema magia, stregoneria, cose del genere. Quindi io non vedo l'ora, raga. Questa è quella di novembre e andiamo a scoprire che cosa contiene. L'appoggio qui di fianco a me, togliamo la velina e non devo assolutamente sbirciare perché non voglio rovinarmi la sorpresa per niente. E partiamo con la prima cosa. Pesco. È pesantissimo. Tutu! Ok, ho pescato questa cosa. Oddio, già mi piace. Non so cosa sia, ma già mi piace. Allora, l'etichetta, ma guardate con che cura è impacchettata ogni cosa. Cioè, con lo spago, il cartellino così. Adoro tantissimo. Questi dettagli mi fanno impazzire. Comunque, dicevo, l'etichetta cita Crystal Ball. Quindi immagino sia una sfera di cristallo, raga, potrei urlare, ve lo dico. Quindi apriamo e vediamo subito cosa c'è all'interno. Oh, raga! Ed è, wow, è esatto. No, vabbè ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? È bellissima, è spettacolare. Ok, siamo alla prima cosa pescata e io già sto sclerando. Raga, vorrei urlare ma mi sto contenendo, è spettacolare. Tra l'altro io ho una sfera di pietra di luna che è bellissima e non vedo l'ora di metterla accanto. Questa che le farà compagnia è bellissima, veramente wow wow wow. Adesso con cura la rimetto nella scatola perché non vorrei romperla e passiamo al prossimo oggetto, anche se giuro che starei ore qua così a fissare questa sfera, è bellissima. Bene, passiamo al prossimo oggetto. Peschiamo. Ho trovato due cartoline e sono spettacolari. Allora, questa è una cartolina con un artwork con una strega disegnata, raga, mi fa impazzire. Infatti c'è scritto Be Witchy, è bellissima. Non so chi sia l'artista di questo disegno, se lo scopro magari ve lo scrivo, perché veramente complimenti, è bellissima, spettacolare. Poi sapete che io adoro gli artwork, tutte queste cose qui, quindi questa mi fa volare altissimo. Mentre il secondo che ho trovato è invece una cartolina con una scritta, quindi andiamo a leggere che cosa c'è scritto. Non aver paura di iniziare, dentro hai tutto ciò che ti serve, accoglilo, impara a gestirlo, usalo con cognizione, non sprecarlo, tu sei magia. Tra l'altro è firmato Witch Channel, quindi penso che la frase sia proprio sua. Cioè, spettacolare, spettacolare, mi piace tantissimo. Andiamo avanti e pesco. Questa cosa qui, ma guardate che carini. Oddio, erano due, scusate. Rimettiamo via, facciamo finta niente. Dicevo, che carini i pacchetti, mi piacciono tantissimo. In questo caso la targhetta dice Pentagram Candlestick. Ragazzi, io penso di aver beccato la box più bella di sempre. Ne aveva fatta anche una tutta tema luna. Sapete che io ho un'ossessione per la luna. Purtroppo non l'avevo presa quella. Ho visto però il video dello spacchettamento ed era fuori di testa, raga, era bellissima. Però devo dire che anche questa non scherza per ora. Vediamo. Ok, wow. Wow, ragazzi, io veramente sto adorando. Cioè, notate il dettaglio, per favore, di queste foglioline di edera verdi che si arrampicano sul pentacolo. Che poi, raga, io non sapevo che fosse un po' a tema così pentacolo. Guarda caso, pentacolo qua, e io che lenti ho messo? Quelle col pentacolo, ragazzi, cioè, assurdo. Comunque è spettacolare, non vedo l'ora di metterci una bella candela. E vi dirò che tutte queste cose mi serviranno per creare un angolino che poi, insomma, probabilmente vi farò vedere. Non posso ancora dirvi nulla, ma ci saranno dei cambiamenti, insomma. Comunque wow, super bello, mi sta piacendo tantissimo. Andiamo avanti, vediamo se riesco a ripescare quella cosa che prima mi è caduta. Direi che è questa dal tatto. No, non è questa, ma
Ok ragazzi, chi mi segue su Instagram sa che io ho una passione infinita e smisurata per i cristalli. Ogni tanto ve ne parlo lì, non ve ne parlo qui su YouTube, perché diciamo che è un tema che non mi piace tanto affrontare su YouTube. Preferisco farlo su Instagram perché siamo un pochettino più intimi, diciamo, su Instagram. E qui ho trovato una punta di quarzo, per la precisione un quarzo ialino. Ma apriamolo perché devo assolutamente vederlo. Ragazzi, riuscite a capire quanto è bello? Cioè, lo state capendo? Io veramente vorrei farvi capire quanto cavolo sono presa bene io in questo momento. Sto cercando di trattenermi. È bellissimo. Io ho due quarzi ialini, ma penso che questo in assoluto sia il più bello che ho. Quindi grazie mille. È spettacolare. Madonna, che bello, che bello, che bello. Andiamo avanti. Riprovo di nuovo a ripescare quella cosa che prima mi è caduta, che a questo punto penso sia questa. Sì, ok, era questa qui. Ed è un magnete, una calamita, raga. Anche qui fantastico, perché io sul frigorifero attacco sempre un sacco di calamite. Adoro andare in giro e comprare calamite per il mio frigorifero. Quindi questa si aggiungerà sicuramente alla mia collezione. Però vorrei vederla meglio. No, vabbè, stracarina. Con scritto Be Witchy. Super, super, super bella. Non vedo l'ora di attaccarla. È spettacolare, wow. Veramente, cioè, mi viene da ringraziare per ogni cosa che trovo, perché è spettacolare, veramente. Andiamo avanti perché non è finita! E trovo... ok, no, questo penso che sia, così a intuito, la lista di tutte le cose che troviamo, quindi per ora non la guardo. Ripeschiamo. Questo. Wow, questo è un incenso alla lavanda protettivo, quindi voglio subito sentire che profumo ha. Buonissimo. Buonissimo, e non so se riuscite a vedere bene il disegno che c'è su tutta la confezione, perché la luce fa un po' di riflesso. Non so come farvelo vedere, comunque niente, ci sono disegnati dei lupi. È bellissimo. È un'altra cosa che adoro, l'incenso. Infatti ne ho veramente tanti. Quando ho fatto il trasloco da casa dei miei a qua Torino, avevo uno scatolone solo di incensi. Non sto scherzando, ho un problema con gli incensi, ma... è troppo buono, dopo ne accenderò subito uno. Grazie mille. Andiamo avanti a pescare. Prima stavo sentendo qualcosa. Ecco, questa qua. Che cavolo è sta cosa? Vediamo. No! No, vabbè, raga. È una scopa, appunto, da strega. Handmade, quindi fatta a mano, con questo piccolo pentacolino qua. Sto adorando. È bellissima. È bellissima. Ma che figata! Infatti io toccavo nella scatola, sentivo queste cose. Cioè, ma cos'è? Bellissima. Veramente spettacolare. Andiamo avanti. Cosa pesco? Cosa pesco? Questa cosina qua piccolina cos'è? Direi che è uno sticker, suppongo. Bellissimo, con questa immagine delle mani che tengono una sfera nera. Molto, molto bella. Ecco, anche gli stickers. Adesso sembra che veramente io lo dica apposta, ma giuro che non è così, cioè guarda caso ci sono tutte cose che io adoro. Però gli stickers effettivamente anche questi io li colleziono, perché come sempre li attacco sul frigorifero. Anche se un po' questo mi dispiace attaccarlo, cioè è troppo bello, quindi non lo so. Però sì, dai, lo attaccherò. Cioè, cosa me ne faccio se lo lascio qui? Cioè, devo attaccarlo, quindi veramente bello, 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 bello. Andiamo avanti, mi sembra che ci sia l'ultima cosa. Provo a sbirciare. Direi di sì. E peschiamola. È questa qui. È una candela. E guarda caso, pure le candele le colleziono, raga, ve lo giuro. Io veramente non ho parole, ma io sono piena di candele. Candele profumate, candele colorate, candela a forma di qualsiasi cosa. Cioè, ragazzi, è la mia box. Cioè, veramente è la mia box. Comunque, apriamola. Che profumo. Oddio, cioè dentro è semplicissima bianca, però ha un profumo. Vediamo se c'è scritto che cos'è. Rose Geranium. Rosa geranio, quindi veramente un profumo spettacolare. Sembra quasi a tratti balsamico. Cioè, non so se ha senso quello che sto dicendo oppure no, però wow, buonissimissimissima. Questo era l'ultimo oggettino, però tiro fuori dei foglietti che ho visto che ci sono. E infatti qui abbiamo il fogliettino con scritto Witchy Mystery Box e Witch Channel. E qui abbiamo anche il biglietto da visita, molto 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 carino. Raga, che dire, io sono veramente contenta, ecco, sono contenta di questa box perché non mi ha deluso niente, assolutamente nessuna delle cose che ho trovato. E anzi, non mi aspettavo di trovare delle cose veramente così belle, non che io dubitassi di questa box, però comunque nelle box a volte trovi cose che non ti piacciono e cose che ti piacciono, invece qua veramente wow, wow, wow. La ragazza che crea queste box ha anche un canale YouTube, quindi se per caso volete andare a vedere anche le box passate o le box future che ci saranno, seguitela su YouTube, appunto si chiama Witch Channel, che lei ogni mese spacchetta le varie box per far vedere appunto cosa avreste potuto trovare all'interno. Secondo me, se siete veramente appassionati a questo mondo, assolutamente è da provare questa box, cioè forse per me la prenderei ogni mese perché merita tanto. Inoltre, essendo lei italiana, i tempi di spedizione e di consegna sono velocissimi. Da quando mi ha avvisato che l'aveva spedita saranno passati 2 giorni?
forse neanche, quindi ecco, non è come le solite box che arrivano dalle altre parti del mondo, le devi aspettare un mese. Anche questo decisamente un punto a suo favore. Fatemi sapere magari nei commenti quale tra questi oggettini che ho trovato è il vostro preferito, quello che vi è piaciuto di più. Io ragazzi, in descrizione logicamente vi lascio tutti i link necessari di contatto per sbirciare le box, tutto ciò che vi serve io ve lo lascio, perché secondo me veramente ne vale la pena. Vi lascio anche però il link per potermi seguire su Instagram e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Ringrazio voi per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!